Quali canali di comunicazione utilizza maggiormente? Allora, utilizzo maggiormente internet per confrontarmi con il resto della comunità islamica in Italia, che è di circa 2 milioni e 600 persone, ma anche con i non musulmani, essendo impegnato nel dialogo interreligioso. Poi con la mia comunità, quindi localmente, sono in incontri settimanali in moschea e con la comunità leccese tramite l'università o tramite i media locali. È stato accusato di essere un infedele, un papa dei musulmani. È stato più volte minacciato sul web per le dichiarazioni. Come risponde a questi attacchi? Allora, questi attacchi, questo quando hanno detto Papa oppure sacerdote islamico, sono stati attacchi da persone che erano contrari, probabilmente continuano ad essere contrari al dialogo interreligioso, venendomi sempre con degli amici che sono preti oppure con delle persone che sono di fede cristiana, con i quali condividiamo lo spirito di carità, di misericordia, di confronto. Ho avuto questi attacchi di persone che non accettavano questa vicinanza, questa apertura tra il mondo islamico e quello cristiano. E magari anche, erano anche critiche volte a sminuire il lavoro che noi stiamo facendo per avvicinare i popoli e le culture. Come rispondo, io ho continuato e continuo a fare quello a cui credo, cioè dialogare, confrontarci, è l'unico modo per abbattere i pregiudizi e creare la pace. Vorrebbe dire a coloro che associano l'Islam al terrorismo? Sì. Allora, a coloro che associano l'Islam al terrorismo, si può anche rispondere banalmente, dico banalmente, come non si potrebbe associare l'Italia alla mafia, come non si potrebbe associare qualsiasi crimine che è commesso da pochi individui in una grande società, in una grande comunità, non potrebbe essere incollato a tutte le persone, sarebbe fare di tutta l'erba un fascio. Ed è anche logico se noi vediamo le vittime, perché anche se non ne parlano tanti media, le vittime del terrorismo nel mondo sono quasi nell'85%, 90% sono musulmani. Quindi questi terroristi sono considerati nemici di tutti noi e non possono essere attribuiti alla fede islamica. E come può contribuire un imam a gettare le basi di una pacifica convivenza nella comunità? Il ruolo dell'imam è fondamentale in questo caso perché tantissimi tra i giovani che vanno qualche volta ad aderire alle ideologie estreme del terrorismo sono poco informate sulla loro stessa religione e si fanno convincere da questi predicatori dell'odio che cercano di appoggiarsi su magari una loro frustrazione di questi giovani, certi fallimenti sociali, di studio, eccetera, per trascinarli nella mentalità, nell'ideologia dell'odio. Il lavoro dell'imam è fare un lavoro preventivo, educando, informando la stessa comunità musulmana sull'infondatezza di questa ideologia, sull'errore e la manipolazione dei testi, religiosi per portare a un comportamento completamente contrario alla fede islamica stessa. Se avessi incontrato Salvini nella sua recente visita a Lecce, cosa gli avrebbe voluto dire? Di smettere di collaborare con terroristi perché il discorso che fa Salvini è un discorso che non fa altro che fomentare l'odio e sottolineare le differenze allorché sono minime e i punti che accomunano musulmani oppure anche stranieri in generale con italiani sono tantissimi. E il discorso che fa aumenta la paura delle persone, crea panico. Noi abbiamo visto recentemente a Torino 1550 vittime, feriti di niente, solo perché le persone vivono con la paura. La paura sì, viene anche
dalle informazioni, perché vediamo che ci sono attentati in diversi posti nel mondo e anche in Occidente, ma dal continuo martellamento mediatico che fanno anche certi politici come Salvini, che cercano di mantenere questo odio, di creare una guerra tra i poveri, allorché fa parte di una classe politica di persone che si fanno pagare dalle persone senza aver mai fatto un lavoro nella propria vita.